Ciao a tutti vangulisti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi vogliamo raccontare quello che è successo negli ultimi 2 mesi alle Canarie. Come sapete abbiamo camperizzato il van dei nostri amici, ma non avete mai visto praticamente il van totalmente finito e soprattutto la loro reazione, perché era una sorpresa per loro. Esatto. Adesso, come potete vedere, siamo in maglione perché fa freddo, non siamo più alle Canarie, ci siamo spostati. Dove siamo adesso? Siamo in Spagna. Sì, e adesso ci faremo tutta la penisola, cioè tutta la penisola, andiamo a farci in giro tutta per la Spagna. Vabbè, faremo tanti giri, ma adesso vi facciamo vedere come abbiamo realizzato Tai. Eravamo rimasti che avevamo completato l'isolamento e la struttura portante. Oggi infatti ci concentreremo sul pavimento. Come prima cosa prendiamo un sottopavimento. Noi abbiamo scelto un sottopavimento in gomma schiuma, simile all'Armaflex, quindi simile all'isolamento che abbiamo messo alle pareti, ma chiaramente più resistente. E come da video andiamo a prendere, prima di incollarlo, tutte le misure. Dopo aver preso bene tutte le misure del pavimento, togliamo la pellicola che troviamo sotto al sottopavimento e andiamo ad adagiarlo in modo uniforme. Abbiamo infine messo il pavimento, noi abbiamo scelto un laminato in PVC proprio perché, essendo una sottospecie di plastica, anche a contatto con l'acqua non va a gonfiarsi o comunque a perdere la sua funzionalità. Tra l'altro questo è un tipo di pavimento veramente facile da applicare perché va ad incastro. Uè, figone! Ammazza, oh, Mister Muscolo! Dopo aver messo il pavimento è arrivato il momento di iniziare a mettere le pareti. Ne abbiamo scelto delle perline dallo spessore di 1 cm. Le troviamo molto comode anche perché il pannello liscio non ci piaceva e non piaceva neanche ai ragazzi a cui abbiamo fatto il van. Di conseguenza abbiamo scelto uno stile un po' più rustico. Ragazzi, sta prendendo forma. Oh yes, ovviamente non rimarrà questo colore, ma lo faremo di un bianco. Caldo no, bianco, freddo no. No, non bianco, freddo, bianco, vabbè, bianco, un bianco. Panna. Bianco panna, sì, poi lo vedrete e nulla, ci stiamo gasando un botto. Sì, è bellissimo. Che stiamo facendo adesso? Allora, adesso è arrivato il momento di mettere le mascherine delle prese, queste, e ovviamente va fatto il buco prima sulle perline e poi vanno incastrate. Adesso devo rimettere a posto. È arrivato il momento di dipingere, perciò ricopriamo tutte le parti che non si devono sporcare. Nonostante il van sia basso, abbiamo scelto comunque di dipingere il soffitto di un colore scuro, anche perché ai ragazzi piaceva di più. Per quanto riguarda le pareti, abbiamo scelto di dipingere di un bianco panna, in questo modo si dà uno spazio maggiore al van.
qual è l'obiettivo di oggi? Allora, ciao chicos, questa volta in questa avventura noi ci cimenteremo anche nel fare l'impianto più o meno idraulico, nel senso che per fare delle modifiche che servono, sistemare, aggiungere un tubo, aggiungere il tubo che andrà al lavandino, al rubinetto, eccetera, eccetera. Quindi sarà un po' complicato da spiegare, però ve lo facciamo capire. Prese anche la tanica delle acque chiare. Questa volta mi ho preso un 93. Prima c'era un 80, sì, però era messa in maniera strana, quindi stiamo mettendo una nuova dietro la panca, poi vedete dove la mettiamo. Dopo aver fatto le modifiche all'impianto, abbiamo deciso di disporre la tanica delle acque chiare nella panca in fondo al van, quella che rende la dinette a C. E ovviamente, dopo aver terminato i lavori, abbiamo anche fatto una prova per vedere se effettivamente non perdesse l'impianto. Sempre nello stesso giorno abbiamo cercato di portarci avanti con la costruzione delle panche ed eccole qua. Dopo averle dipinte, abbiamo anche applicato della corteccia per rendere il van più boscheggiante su una parete delle panche. Oggi è il momento dei dettagli, infatti iniziamo applicando con dei chiodini tutte le cornici che andranno sulle finestre. Sembri un samurai. Sì. Sei pronto al combattimento? Senza addominale. E dopo aver finito le cornici, cerchiamo di montare la cucina nel più breve tempo possibile. Buongiorno! Ciao! Noi per mangiare caramelle. Sì, noi facce sconvolte perché abbiamo un pochino sonno, però vabbè. Dunque, oggi finiamo le cucine definitivamente. Ed è Pietro. C'è un bordello, vabbè. Finiamo le cucine e creiamo la struttura per la doccia. Abbiamo scelto di nascondere la doccia sotto il tavolo, infatti lì sotto abbiamo creato un semplicissimo cassetto con dei profili a C in alluminio dove far scorrere un pannello compensato su cui c'è la doccia. È il giorno della sorpresa, stiamo per consegnare il van. I ragazzi pensano che stiamo andando noi a prenderli in aeroporto, ma in realtà stiamo andando noi in aeroporto a prenderli. Sono atterrati. Chissà le loro facce quando ci vedranno. Però abbiamo posizionato tutte le videocamere. Adesso due minuti penso, arrivano. Tanta roba, sì. Grazie ragazzi.